Può darsi che abbia omesso qualche cosa involontariamente, certamente questo è avvenuto, tant'è vero che ho poi, parecchi anni dopo, scritto altre cose che sono affiorate dalla memoria. La memoria è uno strumento molto strano, è uno strumento che può restituire, come il mare, dei brandelli, dei rottami magari, a distanza di anni. Fare a meno della memoria significa fare a meno della propria persona e distruggere le persone che si hanno intorno. Dimenticare qualcuno o qualcosa significa eliminarlo. Cercare per quello che è possibile di ricordare mantiene in vita non solo la persona ma anche l'esperienza. Arricchisce e trasporta nella storia. Quindi di questo rimane una memoria molto bella che ha dato un senso anche alla vita, secondo me, anche alla mia vita, anche al mio passato. Io del mio mestiere sono proprio un appassionato, proprio. Io farei il tipografo anche. Anche gratis? Sì. Io difatti se farei, stamperei anche un libro gratis. A me piacerebbe ritornare a fare il lavoro di prima, cioè mettermi lì in un angolino con i miei caratterini di piombo, fare, non so, dei libri così. L'amare il proprio lavoro, che purtroppo è un privilegio di pochi, costituisce la migliore approssimazione concreta della felicità sulla Terra. Ora le chiedo, in quale altro modo concreto si può, secondo lei, raggiungere la felicità, visto che pochi oggi si sentono realizzati con il proprio lavoro? Sono stato per 30 anni in fabbrica e sono stati 30 anni con giorni brutti e con giorni belli. Però fra i giorni belli, fra i giorni memorabili della mia vita, io ricorderò in specie proprio quelli in cui mi sono trovato impegnato in un lavoro che mi interessava, a cui mi sentivo preparato, in cui c'erano dei problemi intricati da risolvere e io li ho risolti. Non li ho risolti tutti, molti sono rimasti da risolvere, altre volte ho sbagliato clamorosamente, questi erano giorni brutti, ma quelle poche volte in cui il nodo si scioglieva sono state dei giorni da segnare con la pietra bianca. Ora, io credo che questo possa capitare in qualsiasi lavoro, anche paradossalmente, anche nei lavori meno attraenti, nei lavori più ripetitivi, purché si tratti di lavori che presentino nodi da sciogliere, che presentino difficoltà da superare. La scuola è soluzione di problemi, perché sono infiniti ogni giorno, persino ogni studente, no? Ogni studente costituisce un problema. Allora, metterli in comune significava trovare una soluzione insieme e andare avanti. Da soli si rimaneva fermi più a lungo. Per qualsiasi problema, insomma, senza remore, arrivava un contributo dall'altro, oppure era la condivisione di un problema irrisolto. Avevano una sorta di grammatica non scritta, almeno io li ho percepiti così, che era quella dell'uguaglianza. Cioè, se un insegnante scopriva un'attività interessante per una classe,
anche le classi parallele dovevano essere coinvolte. E arriva questa proposta del professor Teobaldi. Io avrei voluto non partecipare, però la presentazione di questo collega è stata così logica, di una logica così ferrea, insomma, dovevo per forza farlo. La cosa che mi stupiva era la cura con cui questo quaderno veniva via via realizzato, con contributi originali dello scrittore, con contributi originali dei critici, con quelle pagine in appendice, con una biografia accuratissima, perché nella redazione c'era della gente veramente con una preparazione, gusto e sensibilità. Quante volte correggevamo quelle bozze? Ma quante volte, alla fine, sempre qualche errore, guarda, veramente. No, però quando arrivava da noi non c'erano. No, però... Era, qualche correzione era quasi, qualche volta... Era quasi perfetto. Quasi. Poi Renato era già, insomma, un tipografo importante anche prima dei contemporanei. Ah, direi, forse. Io ho avuto una formazione tutta particolare, non sono nato scrittore, ho scelto molto presto, a 14 o 15 anni, di essere un chimico. La mia adolescenza è passata in mezzo a libri, a un microscopio, più tardi nelle aule universitarie della facoltà di chimica. D'ora in avanti, quando parlerò di lavoro, alluderò sempre al mio lavoro di chimico, perché ha riempito il capitolo fondamentale della mia vita molto prima e molto di più che non il lavoro di scrittore. A me quel libro piaceva molto e quindi una cosa che ti affascina la si regala volentieri, la volevo condividere. Ecco, ci fu questa occasione molto particolare quando la Proietti, l'Antonia, e mi diede questa informazione a proposito dell'insegnamento di chimica, che esisteva un libro di Primo Levi, Il sistema periodico. È stata un evento che ha cambiato un po' anche il mio modo di fare didattica all'interno degli istituti d'arte. Lo proponevo a tutti gli insegnanti di chimica, perché da noi in un istituto di tipo artistico le materie scientifiche non sempre hanno successo, no? Sono un po' le cenerentole, tutti le rifiutano, invece questo libro secondo me può contribuire ad avvicinare gli studenti a questa materia, perché la umanizza. Nei suoi libri, e soprattutto nel sistema periodico, parla spesso di materia, a volte come qualcosa di stolido, a volte come formicatrice. Perché? Perché lo è. La materia non è uniforme, è tanto varia quanto sono vari gli esseri umani. E deliberatamente in questo libro, Il sistema periodico, io ho parlato continuamente della materia, perché è stata la mia controparte come chimico. Il chimico lavora con la materia, il chimico compete con la materia, lotta con la materia, certe volte in questa lotta vince, certe volte è sommerso. Non è un caso che in questi capitoli del sistema periodico ce ne siano di trionfanti e di umiliati. Ma
questo è un testo proprio di apertura mentale, perché mette, fa capire troppe cose e fa capire il limite che ciascuno di noi ha nel momento in cui insegna una cosa. L'ho letto di getto, perché avevo subito intuito il rapporto stretto che c'era tra il racconto letterario e una disciplina, e la disciplina che insegnavo. È stata una scoperta, una rivelazione. Nel sistema periodico ho alluso a questo fatto curioso, che un buon numero di minerali hanno dei nomi che significano appunto inganno, abbagliamento, essere nascosti. Il leggere il testo del sistema periodico ha aperto degli orizzonti didattici, secondo me straordinari. E tant'è che per molti anni, da quel momento in poi, il testo di Primo Levi è diventato una sorta di libro di testo, nel senso che io consigliavo, ma quasi costringevo gli allievi ad acquistare questo libro e a leggerne alcuni capitoli, a leggere alcuni racconti specifici di alcuni atomi. Sia il cobalto sia il nickel hanno ricevuto il nome da due tipi di elfi, cioè di folletti, perché i loro minerali venivano confusi col minerale di ferro, come se veramente nel sottosuolo ci fosse un'armata di gnomi che mascherano un minerale con un altro, danno a un minerale l'aspetto di un altro. Quindi penso che sì, che sia un aspetto attraente di questo mio ex mestiere, quello di vedere nella materia volta a volta una madre generosa che ci dà l'oro e l'argento e altre volte una matrigna o addirittura un'ingannatrice se non una nemica. Io come insegnante ho sempre pensato che oltre, diciamo, agli strumenti canonici, diciamo quelli, insomma, all'antologia, al libro di testo, sarebbe stato intelligente, positivo aprire gli occhi dei ragazzi sugli autori contemporanei. Allora io disperatamente, non da solo, con i colleghi, con le colleghe, ho sempre cercato di immettere in questo lavoro degli elementi anche di piacevolezza, il gusto dei contemporanei, perché oltre ai classici bisogna, secondo me, aprire gli occhi anche sulla contemporaneità. Ricordo che immediatamente ho sentito che la proposta fatta da Paolo, perché in fondo è stato lui a iniziare la cosa, era un qualcosa che avevo dentro di me. Portare i ragazzi intanto a leggere, portarli poi di fronte a chi avevano letto e praticamente proprio di fronte a un vivo, come appunto dicevano gli allievi di Paolo Teobaldi, di fronte a uno scrittore vivo, era un qualcosa di veramente entusiasmante, ma per i ragazzi soprattutto. Perché noi abbiamo una serie di incontri, io me li sono segnati tutti, sono un sacco di incontri, perché Sciascia, Volponi, Eco, Calvino, Andrea De Carlo, Rigoni Stern, Del Giudice, Luzzi, Moravia, Pomiglio, Jabès, Pazzi, Antonaros, Primo Levi, San Vitale. Però insomma l'idea nostra era che un conto è incontrare uno scrittore per quanto famoso, un conto è incontrarlo dopo averlo studiato, è diversa la musica. Infatti le domande lì sui quaderni non sono mai stupidine, sono sempre domande molto preparate, no? C'è un anno di lavoro di tutte le scuole,
Cioè, era bello, a me piaceva da morire. E lo scrittore veniva letto a tutto tondo proprio, in tutte le sue opere, e ogni classe riusciva a cogliere l'aspetto che era in grado di cogliere. Quindi l'idea era di lavorare, adesso diremo in rete, cioè di lavorare insieme e possibilmente di sfatare questa graduatoria mai detta, che però è scritta nel cervello di molti, per cui prima ci sono le scuole alte, che sarebbe il liceo classico seguito un zizzinino dallo scientifico. Poi ci sono gli istituti tecnici, cioè geometri, ragionieri. Poi ci sono, non so, l'istituto d'arte, poi i professionali. E, insomma, gli ultimi, come direbbe oggi il Papa, sarebbero, non so, i cuochi dell'alberghiero e i ragazzi dell'agrario. Le parole fame, inverno, stanchezza, paura, dolore hanno assunto nel Lager un valore diverso da quello che hanno nella vita di un uomo libero. Perché? Nel racconto Idrogeno si leggono queste parole relative alla scuola. Capirò anche questo, capirò tutto, ma non come loro vogliono. Troverò una scorciatoia, mi farò un grimaldello, forzerò le porte. Le sembra che dalla scuola di ieri a quella di oggi ci siano segni di cambiamento? Quale domanda avrebbe voluto che le fosse rivolta sui suoi libri e invece non le è stata mai fatta? Dovrei aspettare la fine di questa sessione per dirlo. Magari verrà. Può rispondere? No? Mettiamola per ultima. Va bene. Dato che c'era il lavoro di un anno di scuola, era un lavoro molto sensato e le domande erano sempre molto ponderate e non erano mai domande banali. Erano lì solo i ragazzi che avevano letto, era precluso a quelli che non avevano studiato e letto la presenza, perché avrebbero portato confusione, non avrebbero avuto motivazioni sufficienti. Quindi nella maggioranza dei casi i ragazzi ascoltavano silenziosamente. E penso, adesso, magari i ragazzi, magari Troidici, quelli neanche si ricorda, però qualcosa gli rimane. Io sono sicura che qualcosa rimane. Oh mia, non me lo ricordavo proprio così, però ecco. Questo è Rossini, ci sono gli studenti di varie classi delle superiori. Solo io non ero seduta in platea, io da quello che mi ricordo ero nella galleria, non mi ricordo, in una di qua, sulla destra. Me ne rendo conto oggi che abbiamo affrontato in Quinta Ginnasio un autore che non era nei programmi tradizionali probabilmente di quel periodo del nostro percorso scolastico, un autore contemporaneo che magari in pochi conoscevano come grande scrittore del Novecento, di fine Novecento, ma magari più lo ricordavano come reduce dei campi di concentramento. Anche se ci concentrammo molto anche sulle altre cose, che peraltro erano molto meno scontate al tempo, non facevano parte, diciamo, di una lettura, di un canone di lettura scolastica, quanto ricordi sicuramente no. Perché ricordo che eravamo continuamente a fare relazioni su relazioni, quasi credo un capitolo per ogni romanzo. Siamo arrivati all'incontro con Primo Levi con una preparazione quasi scientifica di quello che Primo Levi aveva scritto. Ecco. Ricordo sì, in parte la lettura dei libri, la gioia di fare questa cosa con la mia compagna di banco di allora, il fatto che di aver fatto di queste scritto un sacco di domande, il fatto che alla professoressa piacessero, però non è stato solo quello, è stato proprio un senso di dilatazione, di entrare in una cultura più grande, in un evento più grande che mi ha segnato. Thank you.
Infatti ricordo benissimo il momento in cui siamo entrati a teatro, perché non c'ero mai entrata quel giorno lì con Levi, il rosso delle poltroncine, la posizione in cui eravamo, il biglietto del mio posto a sedere in mano, l'attesa per l'ora e mezza che toccava a me, insomma, quando toccava a me fare la domanda, in quell'ora e mezza non ho capito niente in pratica. E il momento in cui sono dovuta andare a fare la domanda, e tremando veramente, perché era molto più grande di me la situazione. Alcuni autori volevano che i questionari venissero anche spediti prima dell'incontro, perché preferivano leggere, preferivano sapere che cosa andavano incontro, perché non è facile un incontro con i ragazzi. Devo fare una premessa. Io deliberatamente ho qui con me una copia dell'interrogatorio, ma ho rifiutato di leggerla. E questo con uno scopo preciso, perché ho già visto altre volte che se si legge un questionario si finisce con rispondere, come dire, a pre-Q, a cose finite, cioè a freddo invece che a caldo. Perciò adesso sto seguendo le domande sul testo, ma vi garantisco che non mi sono preparato, cioè questo testo l'ho ricevuto ma non l'ho letto. E a Levi noi proponemmo il questionario la sera in cui arrivò, quando si ritirò in camera all'hotel Magnani, ma lui disse: non voglio il questionario, non lo voglio, perché voglio sentirmi libero di rispondere, non voglio avere nessun pregiudizio. Fu l'unico. Già questo mi impressionò positivamente, perché era una testimonianza della verità della sua persona, della sua risposta, insomma, che mi aspettavo che nulla di costruito sarebbe uscito dalle sue parole. Così è stato. E questo uomo piccolo, con gli occhi penetranti, era per me commovente così di per sé, perché io lo vedevo come un gigante e coglievo questa sua grandezza in questo sguardo, ecco. E questa sua grandezza contrastava con questa piccola, minuta figura e anche mite. E mi ha colpito anche la timidezza che si sente soprattutto all'inizio, poi forse si è sciolto un po' parlando, e questa espressione serissima che ha, che scompare solo nel momento in cui parla, e talvolta mette su un sorriso che è un sorriso sicuramente spontaneo, un sorriso vero, non è un sorriso finto, ma che sta sul momento della risposta e poi scompare subito dopo. Per me è stato un incontro emozionante, e anche ricordo questa asciuttezza, questa mancanza assoluta di retorica che ti colpiva come un pugno allo stomaco, come del resto cade anche poco i suoi libri. Non parla mai in preda alle emozioni, non, è sempre a mezzo passo di fianco a sé. Il tono, la tranquillità era molto profonda, quasi una musica per me. Mi è entrata come una musica dalle sue parole, ecco, dalla sua figura. La cosa che mi era dispiaciuta era non essere riuscita a registrare sull'immediato quello che mi aveva detto. Non mi ricordavo neanche che mi avesse parlato del lavoro, perché la mia domanda di quel giorno era: cosa ne pensa dei giovani d'oggi? Volevo sapere, cosa pensa lei dei giovani d'oggi? Questa è la domanda che non manca mai. Penso che siano, sotto un certo aspetto, più fortunati dei giovani di ieri, perché almeno temporaneamente vivono in un mondo in pace, perché hanno accesso tutti, quasi tutti, alla cultura, non parlo solo della scuola. D'altra parte c'è una contropartita, ed è la difficoltà gravissima a cui assistiamo adesso, e non solo in Italia, su quello che capita dopo la scuola, cioè trovare un lavoro.
Mi sono reso conto, scrivendo la chiave a stella e notando le reazioni dei lettori, di essere stato un po' troppo ottimista. È stata un po' facile la mia affermazione sul valore salvatorio del lavoro. Alcuni lettori mi hanno risposto, sì, tu hai ragione, il lavoro salva, però trovamelo un lavoro. E a questo punto non saprei cos'altro dire. La disoccupazione è una malattia endemica dei sistemi capitalistici. Certamente è una forma, è un combattimento, una difficoltà che al mio tempo, devo pur dirlo, tra virgolette, al mio tempo non esisteva. Purtroppo la guerra è una pessima cosa, una pessima avventura per l'umanità, però provoca la scomparsa della disoccupazione. Non è un rimedio, è tutt'altro che un rimedio, però esiste questa correlazione. No. Ho fatto il liceo classico, poi mi sono laureato in giurisprudenza iniziando la pratica da avvocato, che ho interrotto molto presto perché la mia passione da bambino è sempre stata lo sport e uno sport in particolare la pallacanestro. Ho avuto la fortuna di nascere in una città dove la pallacanestro è lo sport nazionale della città e quindi l'ho praticato e i risultati non erano ottimi, ma ho iniziato presto ad allenare e in pratica ho preso la strada dello sport professionistico. Faccio tuttora l'allenatore tra Serie A2 e A1 da 11 anni a questa parte e quindi quello è diventato una passione che è diventato il mio lavoro. Ho la fortuna sfacciata di fare un lavoro che mi piace tanto e veramente lavorare in un'azienda in cui ci si sente in famiglia non solo dà la forza, la volontà o l'impegno di non guardare l'orario, di fare al meglio, con più attenzione possibile, quello che si sta facendo, ma si acquista anche di proprio felicità è la parola giusta. Attraverso la lettura di altri testi di Levi, come La chiave a stella, per esempio, si capisce bene come Levi sia legato al mondo del lavoro e al mestiere come una delle esigenze fondamentali dell'uomo. E l'operaio della chiave a stella diventa l'emblema, in questo senso, della possibilità attraverso il lavoro di dar senso a una vita intera. E poi conta molto nel modo in cui Levi affronta il tema del lavoro la precisione, che sicuramente deriva dalle esperienze scientifiche di chimico, dove la misurazione delle quantità in gioco è fondamentale. Siamo andati ad accoglierlo nel piccolo gruppo, c'ero anch'io quando siamo andati ad accoglierlo alla stazione, e la cosa che ricordo di più, perché non ricordo molto, fu che eravamo fermi lì, o almeno io insomma ero ferma lì, il treno si ferma, il treno riparte. Noi eravamo in 3 o 4, siamo andati incontro, l'abbiamo riconosciuto subito sulla banchina. E poi niente, io avevo una macchina, una carriola, era una Simca, insomma non era una macchina di rappresentanza, però eravamo tutti emozionati perché Dio buono, Primo Levi. Allora noi
io gli ho detto, guardi Primo Levi, dico, noi dico, siamo tutti emozionati, gli ho detto. E lui ha fatto un gesto come nei fumetti, ha fatto. E ha detto, non ne vedo il motivo. Cioè aveva anche questi guizzi un po' da prenderti in giro, ma di una simpatia unica. Io prendevo degli accordi con gli autori per sapere, non so, se volevo una camera singola o una camera doppia. E allora io gli facevo le domande, dico camera singola, camera doppia, e lui mi disse, no, ci vengo da solo. Allora io ad alta voce ho detto singola. Poi dico, vuole l'auto del sindaco? E l'altra voce mia era mezzi propri. Dice, no, ha detto, mi disse, vengo col treno. Allora io ho detto, ah, dico, sì, sì, mezzi propri. E lui mi fece, no, il treno non è mio. Una persona così molto modesta, di grigio, vestito con un cappotto abbastanza lungo, il cappello. Poi la mattina è venuto qui al Teatro Rossini, poi c'è stato il pranzo. Al pomeriggio alle 4 ha rilasciato un'altra intervista all'Ampi, poi, per non farsi mancare nulla, dopo cena è andato in Ancona, la RAI, la sede regionale, dove l'hanno intervistato sull'atomica, su queste cose qui, perché era il 5 maggio e qualche giorno prima c'era stato l'incidente di Chernobyl. Ricordo il finale della giornata che è stato aspettare l'autore fuori dal teatro per salutarlo di persona. Non ricordo se era stata un'iniziativa nostra o della professoressa, comunque ricordo perfettamente che lo abbiamo aspettato finché, ed eravamo tra i pochi ad aspettarlo alla fine della mattinata, perché poi gli altri o sono tornati a scuola o se ne sono andati a casa. Il momento più bello per me è stato il momento della fotografia, perché l'idea di fare la fotografia è nata dai miei ragazzi. Non so, eravamo lì all'uscita, Levi stava uscendo dietro a noi, adesso non ricordo com'è stato, facciamo la foto prof, gli chiediamo, possiamo chiedere di fare la foto? Dico, come no? Molto volentieri. Probabilmente la sensazione di di una persona che è un po' imbarazzata da questo affetto che io lo chiamo affetto, probabilmente non è che noi sentissimo realmente affetto nei suoi confronti, ma dopo aver passato un anno intero a studiare ciò che questa persona aveva scritto, insomma, anche prendendoci in giro gli stavamo un po' addosso, ecco. E ricordo la disponibilità, il sorriso di Levi, ma certo, sì, un po' sorpreso che i ragazzi volessero fare la fotografia con lui, e nello stesso tempo un sorriso dolcissimo. Nel racconto Carbonio dice, a proposito del mestiere di scrivere, che l'atomo di carbonio è addetto al suo scrivere, guida la sua mano. Cosa significa? Che intelletto e materia sono strettamente legati o che l'intelletto dipende dalla casualità della materia? La storia del carbonio è l'ultimo capitolo dove, secondo me, Primo Levi cerca di fare sintesi di molte cose. Intanto dice, il lettore a questo punto si sarà accorto da un pezzo che questo non è un trattato di chimica. E o avrebbe voluto essere una microstoria, la storia di un mestiere e delle sue sconfitte. Ecco cos'è questo libro, secondo me. La storia di un mestiere e delle sue sconfitte. Che intelletto e materia siano strettamente legati, credo che nessuno che abbia avuto un mal di denti possa negarlo. Siamo vincolati profondamente alla nostra carne. Lo stato d'animo che possediamo influisce sulla nostra salute, la salute influisce sullo stato d'animo. Esistono malattie psicosomatiche che nascono, che provocano dei sintomi puramente corporei. Così avviene dunque che ogni elemento dica qualcosa a qualcuno, a ciascuno una cosa diversa, come le valli o le spiagge visitate in giovinezza. Si deve fare forse un'eccezione per il carbonio, perché dice tutto a tutti, e cioè non è specifico,
allo stesso modo che Adamo non è specifico come antenato. Che l'intelletto dipende dalla casualità della materia, io personalmente non lo credo. Credo che il nostro pensare scaturisca da interazioni puramente chimiche della materia, però talmente complesse che ci sfuggono per ora e che probabilmente discuteranno ancora per vecchio tempo e forse per sempre. Per parlare del carbonio, Primo Levi parte dalla roccia calcarea e ne parla in modo straordinario perché dice il carbonio CaCO3, ecco, quest'atomo di carbonio sta dentro una struttura che è pietra. Il nostro personaggio giace dunque da centinaia di milioni di anni legato a tre atomi di ossigeno e a uno di calcio sotto forma di roccia calcarea. Il carbonio legato dentro una roccia, quindi come una forma di prigionia di questo atomo. Vedremo che poi questa prigionia si libera attraverso la cottura a una certa temperatura, cottura della roccia calcarea, si avrà la formazione del CaO, del monossido di calcio, calce viva, e di anidride carbonica, CO2. E poi questa via dell'aria diventa, questa CO2 presente nell'aria viene respirata da un falco. E quindi a una certa altezza questa CO2 diventa imprigionata, ma il falco non lo riesce a mettere in circolo nel proprio sangue. Fu espulso questo carbonio, viaggiò, poi incappò nella cottura e nell'avventura organica. E nella parte finale dice, parla sempre del carbonio, questa cellula appartiene al cervello e questo è il mio cervello, di me che scrivo, è la cellula in questione ed in essa l'atomo in questione è addetta al mio scrivere in un gigantesco minuscolo gioco che nessuno ha ancora descritto. È quella che in questo istante, fuori da un labirintico intreccio di sì e di no, fa sì che la mia mano corra in un certo cammino sulla carta, la segni di queste volute che sono segni, un doppio scatto, in su e in giù, fra due livelli d'energia guida questa mia mano ad imprimere sulla carta questo punto, due punti, questo punto. Beh, è una costruzione anche questa di una architettura del racconto, cioè il racconto è proprio strutturato secondo una perfetta esecuzione architettonica che finisce in un punto che coincide con la fine del romanzo o della serie dei racconti più che del romanzo o della serie dei romanzi che sono atomi del sistema periodico. Non credo che si arriverà in tempi ragionevolmente brevi a una comprensione meccanicistica del nostro intelletto. La chiusura del capitolo carbonio è un po' a effetto. Io però credo a questo, che questa danza, che non sarà mai descritta, degli atomi nel nostro cervello condizioni il nostro modo di essere e quindi anche il nostro pensiero. Io ho sempre avuto il ricordo anche del dopoguerra, della guerra, raccontato da mia mamma, che è vissuta in una famiglia per quel momento con un padre invece che era andato in guerra dall'altra parte, cioè aveva proprio affiancato Mussolini. Quindi io di lei ho questo ricordo che mi raccontava proprio la guerra vissuta. Allora le ho voluto proprio far leggere questo libro. E quello possa dico che inconsciamente mi è rimasto, che io la prima cosa l'ho voluto far leggere anche a mio figlio. Scrivendo Se questo è un uomo, io non mi proponevo nessuna tesi, neppure quella più ovvia, cioè della bestialità degli oppressori.
mi sono posto dei limiti ben precisi. Istintivi però, non deliberati a tavolino. Mi pareva giusto, mi pareva logico, mi pareva opportuno raccontare esclusivamente, nel modo più obiettivo possibile, senza sbavature, senza imprecisioni e anche senza accuse, le cose che avevo visto. Perché mi sembrava che il compito del giudizio non spettasse a me. Questo lo penso tuttora, anche se il giudizio ovviamente posseggo, l'ho dato e lo sto dando in questo momento. Però è implicito e non esplicito. Mi ero identificato totalmente nella personalità del testimone che viene interrogato dal giudice, ma non volevo essere io il giudice. Mi sembrava che la parte lesa non deve assolutamente assumersi il ruolo del giudice che giudica. La parte lesa deve esporre le offese a cui è stata esposta. E così ho cercato di fare questo mio primo libro e credo che la sua longevità, che è abbastanza eccezionale per un libro, perché è stato scritto appunto nel 46-47 e viene letto ancora adesso, dopo quasi 40 anni, dipende in buona parte proprio da questo tono pacato, da questa mancanza di collera, che stranamente alcuni lettori approvano, ma altri lettori mi hanno rinfacciato, come se la collera o il desiderio di vendetta fossero gli ingredienti indispensabili di una testimonianza. A me pare che indeboliscano, invece che accrescere, il valore della testimonianza. Era uno scrittore uno degli ultimi rappresentanti di una formazione culturale che è stata decimata dalla Seconda Guerra Mondiale e poi è andata progressivamente scomparendo a mano che i rappresentanti di questo mondo venivano meno, non che siano scomparsi del tutto, ce ne sono ancora oggi, però forse ce ne sono un po' di meno. E poi era Primo Levi che era il testimone, era colui che aveva alle spalle questa esperienza indescrivibile, il testimone per eccellenza per l'Italia, ce ne sono stati altri, quasi ogni paese europeo ha avuto il suo, ma il testimone, scrittore testimone della Shoah italiano è lui, indubbiamente, anche non solo per gli italiani, ma anche come italiano, ebreo italiano nel mondo. Io sono tornato dalla prigionia con un carico sulle spalle, un carico che mi pesava molto, e qualche istinto, abbastanza comprensibile, mi spingeva a liberarmi di questo carico parlandone, e ne parlavo molto, ne parlavo in un modo quasi ossessivo, ne parlavo con tutti, conosciuti, persone conosciute e persone non conosciute, fino a che qualcuno mi ha suggerito, come una scorciatoia, di scrivere queste cose invece di raccontarle. Per me i lager erano delle ottime aziende, grandi aziende, strutturate bene, organizzate benissimo, a costo praticamente zero, che producevano bene, guadagnavano tanto, però producevano morte, producevano dolore, producevano distruzione non solo della persona, ma della dignità, del concetto di persona, della... pesante. Nelle esperienze estreme il linguaggio sbiadisce, perde la sua pertinenza. Se si parla per esempio di fame, è come dire una falsa omonimia quella di chiamare con lo stesso nome la fame di chi salta un pasto e la fame di chi vive in un lager. La fame di chi salta un pasto può addirittura essere gradevole, si chiama appetito, uno sa che il pasto poi verrà, abbastanza presto anche, e che magari sarà un buon pasto. La fame del lager è molto difficilmente descrivibile, non dico con quella parola, con la parola fame, ma con qualunque altra parola. Sotto molti aspetti, un'esperienza estrema come quella del lager coincideva con un crollo
della comunicazione. Non solo della comunicazione fra individui, ma del linguaggio proprio, per cui ci si trovava davanti a un fallimento del linguaggio. Si ha l'impressione, anzi non è un'impressione, si assiste al crollo del linguaggio. Il linguaggio nato in una società dai bisogni limitati e ridotti si trova a naufragare nei momenti e nelle situazioni in cui i bisogni diventano estremi. Si parla tanto, c'è tutto questo blaterare dei valori dell'Europa, quelli che li vogliono solo laici, quelli che li vogliono solo nel cristianesimo e così via. E nessuno ha mai tirato fuori il fatto che se c'è una cosa che ci ha uniti tutti tragicamente nel XX secolo è stata quella. Non so cosa ci si possa fare in termini operativi con un'esperienza che non può sicuramente essere chiamata un valore e che non può neppure essere usata in funzione di, perché non può essere, la Shoah non ha scopi, non può avere scopi, non può avere né una giustificazione né essere recuperata in nessuna dimensione. Però è forse un mistero che ci sia stata questa cosa che ci ha coinvolti tutti, ed è un po' come forse varrebbe la pena di tirarla fuori invece di parlare di valori e di strumentalizzare questi discorsi politicamente, di prendere quello come una sorta di punto di riferimento negativo, come il vulcano, l'abisso su cui tenere fisso lo sguardo per non caderci dentro di nuovo, quindi camminare sul bordo del vulcano e guardar bene dove è il precipizio per non caderci. E non so se non sia forse alla fine questa l'unica cosa che veramente su cui possiamo con tutta certezza tutti insieme dire sì, questa ce l'abbiamo veramente in comune, perché sul resto non sono sicuro. L'uomo nei momenti difficili della vita, spesso in nome della fede, sopporta gravi crisi di disperazione. Come mai lei, nei suoi libri, anche nei momenti più difficili, non ricorre mai al conforto religioso o, come avrebbe detto Manzoni, alla Divina Provvidenza? Perché non credo alla Divina Provvidenza. Non ci ho mai creduto, ma vorrei aggiungere che è stato detto da qualcuno che in lager Dio è morto. Io non oso dirlo perché come credente, come non credente, non mi sento autorizzato a giudicare Dio o a parlare di Dio. Però devo dire questo, che veramente l'esperienza del campo di concentramento era tale da competere, da indebolire, da compromettere qualsiasi credente. In una vita di fede questa cosa si chiama grazia, cioè avere in cambio una cosa grandissima come la vita e la libertà, e in cambio dare solo una piccola testimonianza, per modo di dire. Si chiama grazia proprio perché è gratis, perché è spropositata, perché è quasi uno spreco. Chi riceve una grazia in questo senso, cioè si trova davanti quasi ad un peso, ad una responsabilità enorme.
non è la questione solamente dell'essere testimone di una cosa per poterla riportare, è una questione intima, potentissima. Di questa grazia si diventa testimoni a prescindere da se stessi. Per me il fatto che lui fosse vivo, il fatto che abbia raccontato e che abbia detto, cioè, per me è fondamentale. C'è un altro episodio di questo uomo che probabilmente ricordate, quando dopo una selezione, cioè una scelta per la camera a gas, c'è un mio vicino di Cuccetta, ebreo credente, che ringrazia Dio a alta voce per non essere stato preso, per non essere stato scelto per la camera a gas. E questo allora e adesso mi aveva riempito di sdegno. Come si permette questo, per essere salvato, è stato salvato lui, di ringraziare Dio, quando vicino a lui c'è un ragazzo, un greco, che andrà domani alle camere a gas e lo sa. Non si può ringraziare Dio per questo, mi pare sommamente ingiusto. Siamo partiti, io forse, siamo partiti da Sciascia. Cioè dopo l'incontro di Sciascia avevamo due bobine di quelle piccolette nella Philips, allora ragazzi cosa facciamo? Quantomeno facciamo un ciclo stilato. Quindi facemmo nel mese di maggio del 79-80, dell'80 un ciclo stilato, che adesso è una specie di incunabolo preziosissimo. Beh, insomma, ci piaceva molto questa idea. Che non, le parole non andassero perdute, ma ciò che era nato dallo scritto ritornasse scritto. Ciò che è nato dal libro ritornasse libro. Perché questo? Perché molte volte le cose anche belle che si fanno a scuola poi svaniscono. Allora dico, proviamo a lasciare una traccia. Allora io ho cominciato a ragionare, dico, ma questi incontri sono positivi, quindi deve rimanere traccia, non può non rimanere traccia. È impossibile che tutto vada così in questa specie di mondo che già cominciava all'epoca, per questo mondo di spettacolini che durano il tempo della telecamera, insomma, proviamo a lasciare qualcosa. E allora ci siamo rivolti a una banca locale, prima era la Popolare Pesarese, la quale banca generosamente ha detto va benissimo, voi fate i quaderni. La banca pagava la tipografia, ecco. Perché secondo noi doveva rimanere qualcosa, ecco. Anche per, non so, per degli istituti di ricerca. Infatti i nostri quaderni sono praticamente esauriti perché purtroppo, non so, se ce li chiedeva l'università di Urbino o di Tubinga, noi glieli spedivamo. E adesso sono praticamente, vedo che sono introvabili, ce n'è qualcuno su eBay o su, per bibliofili sono diventati. Tutto il contesto è un contesto abbastanza anomalo, particolare, forse anche irripetibile. Mi domando oggi, non lo so, è una domanda aperta, ma quanti scrittori ci sarebbero che sarebbero disposti a spendere 2 ore del loro tempo in questo modo, con essere bombardati di domande di quel tipo, così impegnative? Cioè, avevano un'idea anche della missione, un po' della responsabilità dello scrivere e del parlare con i ragazzi. Non è che facevano un numero o, come si dice oggi, una marchetta. Davanti a un pubblico così, così vasto, senza interruzioni, senza un attimo di respiro, ecco, sostanzialmente. Questo l'ho trovato molto, molto impressionante. Anche perché, ecco, piccola cosa, importantissima, questi signori, questi grandissimi scrittori, venivano gratis, ma non è che c'erano cachet. Infatti uno dei motivi per cui questa iniziativa poi alla fine, dopo 20 anni, piano piano è finita, diverse cause. Uno dei motivi è che a un certo punto questi signori autori cominciavano a chiedere delle cifre incredibili. Ripensando al fatto che comunque io questo incontro non l'ho mai dimenticato. Ho dimenticato la mia domanda, ma l'incontro non l'ho dimenticato.
io credo, avendo insegnato per tanti anni, che poi a quell'età lì molte volte tu lasci dei semi sperando che questi semi siano positivi, poi a volte non lo sai mica cosa viene fuori, insomma. Io sono contento quando vedo che alcuni si ricordano perfettamente, cioè, sono contento perché ho l'impressione di aver fatto con i colleghi, cioè con le colleghe, un buon lavoro, però sai, a volte sono veramente messaggi in bottiglia. Io penso che ogni ragazzo debba uscire dalla scuola pubblica avendo letto Se questo è un uomo. Aver sentito che queste ragazze l'hanno fatto leggere ai loro figli per me significa che questo trasferimento c'è stato, perché questo mi interessa, no? Che una traccia ci sia, da un filo che ci sia da riannodare, perché la memoria lascia dei vuoti, però poi si può anche ricostruire. Almeno per me l'incontro con Levi è stato anche questo. Di fronte agli eventi della vita, oggi lei preferisce combattere, concedersi una tregua o subire, chiedendosi poi se questo è un uomo? Ma così come è formulata, subire chiedendosi poi se questo è un uomo, no. No, direi senz'altro no. Preferisco, entro i miei limiti, combattere, naturalmente non col mitra, finché è possibile, non col coltello, combattere con i mezzi democratici di cui siamo fortunatamente provvisti, combattere scrivendo, combattere discutendo. La rassegnazione no, non la provo. Anche se qualche volta per debolezza posso anche praticarla. Infatti l'ultima, mi pare che quell'incontro lì finisce con una battuta fulminante di una ragazzina, non era una luna mia, però a un certo punto l'ultima riga arriva su una ragazzina, una ragazza insomma, e dice: Levi, noi la ringraziamo, speriamo sempre che ci siano studente, quindi non so se è una donna, non mi ricordo, mi pare che fosse una ragazza. Io vorrei dire che la ringrazio a nome anche di tutti. Spero che ci siano sempre persone come lei. Io mi ricordo che ero vicino a lui, sai, come si dice a Pesaro, la pelle cappona, perché lavori per un anno, però vedi che qualcosa rimane, insomma. Vi ringrazio, sono un po' sopraffatto. Volevo sempre sapere la 34, sì. Quale domanda avrebbe voluto che fosse volta? Ha ragione, ha ragione. Ha ragione. No, non saprei dire. Mi pare di essere stato scrutato in tutte le mie pieghe più intime e non credo che ci siano domande mancanti. Poi volevo dirle che la ringrazio a nome anche di tutti. E spero che ci siano sempre persone come lei che ci portano i documenti come i suoi libri, così che sanno se altro.